Ciao ragazzi, che bello ritrovarci ancora insieme. Che ne dite di spiare un po' Muccotto? Ma sogna di essere nel film La febbre del sabato sera. Ma Mucco, tu al massimo puoi interpretare la mummia. Ci troviamo nella cabina di proiezione di un cinema multisala per spiegarvi come si proietta un film. Nella nostra struttura abbiamo tre tipi di proiezioni diverse: il modo tradizionale, cioè con la pellicola e le bobine, e il modo digitale, che ci consente di poter proiettare sia in 2D che in 3D. Per capire meglio il funzionamento della proiezione di un film al cinema, è meglio soffermarci sul classico proiettore a pellicola. Alla base del meccanismo che ci permette di vedere un film c'è un'illusione ottica. Infatti il nostro cervello mette insieme, per così dire, una serie di fotografie osservate in rapida successione, creando così l'illusione che tali immagini siano in movimento. In realtà la pellicola scorre proiettando 24 fotogrammi al secondo. Per la buona riuscita dell'effetto ottico è essenziale questa speciale ventola che alterna buio e luce 48 volte al secondo. Nella parte posteriore del proiettore è alloggiata una lampada speciale che emette un fascio di luce talmente potente che potrebbe illuminare a giorno da sola un campo da tennis. La pellicola, dopo aver effettuato un tortuoso percorso, arriva nella parte centrale dove passa fra l'otturatore e la lente di proiezione. Gli obiettivi sono intercambiabili per adattare la proiezione ai vari standard cinematografici. La pellicola non è più in celluloide, è stata sostituita da materiale non infiammabile. Nella parte centrale sono impressi i fotogrammi che costituiscono la parte video. Su un lato invece una striscia più o meno scura compone la colonna sonora. La traccia audio stampata sulla pellicola regola l'intensità di un fascio luminoso a LED, proiettato da apposite testine sul tamburo per essere convertito in segnale sonoro. Anche nella proiezione cinematografica il digitale sta prendendo il sopravvento. Come potete vedere alle mie spalle c'è un proiettore digitale di ultima generazione. Ovviamente la caratteristica che lo contraddistingue è la mancanza della pellicola. Un proiettore del genere, per funzionare, ha bisogno solo di impulsi digitali. Il film che dobbiamo proiettare viene scaricato e quindi acquisito in un computer particolare molto grande che viene detto server. Per darvi un'idea, questa è la classica pellicola a 35 mm. In digitale, un intero film può essere contenuto all'interno di un hard disk come questo. A pellicola, digitale o in 3D, il cinema affascina grandi e piccini, come una magia! E noi vi sveliamo il trucco! Cinematografico, ovviamente!